E salve ragazzi e benvenuti tra i miei pensieri. In questo video vedremo alcune anticipazioni della quarta stagione della Casa di Carta fatte da Alex Pina, sceneggiatore e regista della serie. Ovviamente questo video sarà spoiler, quindi se stranamente non avete ancora finito la terza stagione della serie, uscite e tornate dopo averla vista. Se volete supportare il mio canale lasciate un like al video e iscrivetevi se non siete iscritti, mentre se volete rimanere aggiornati attivate la campanella. La terza stagione ha lasciato tutti i fan con il fiato sospeso. Infatti non sappiamo se Nairobi è viva o è morta. Il professore crede che Lisbona sia stata uccisa ed è iniziata una guerra. Aspettiamo tutti la quarta stagione per vedere come la storia dei nostri ladri preferiti vada avanti. Qualche mese fa credevamo tutti che i nuovi episodi della serie sarebbero arrivati su Netflix a dicembre di quest'anno. Ci eravamo sbagliati veramente di poco, perché infatti la nuova stagione uscirà il 18 gennaio 2020. La notizia ci viene data dall'attore che nella serie interpreta Palermo. Siccome siamo molto vicini a questa uscita, sono arrivate altre anticipazioni, stavolta da parte di Alex Pina, che come ho già detto è lo sceneggiatore e il regista di questa fantastica serie. L'uomo ha spiegato che la terza stagione puntava ad essere molto adrenalinica e diciamo è riuscito abbastanza nel suo intento, soprattutto nel finale. Ma ha spiegato che la quarta stagione invece avrà un ritmo più lento, che servirà allo spettatore per immedesimarsi sempre più nei problemi dei protagonisti e quindi capire le loro difficoltà. Ma ha detto anche che a metà stagione ci sarà una scossa che farà cambiare il ritmo della serie. Non sappiamo se sia una scossa positiva o negativa. Non sappiamo neanche se questa scossa si riferisca a una nuova scoperta oppure a un'altra morte, ma è sicuro che a metà stagione le cose cambieranno. E già questa cosa mi piace. Io avrei qualche teoria su questa scossa. Si potrebbe scoprire che la ragazza che viene inquadrata molto spesso tra gli ostaggi nella banca è in realtà Tatiana. O potrebbero scoprire che Lisbona è ancora viva, oppure muore un personaggio principale. Punto tutto su Denver. Ma anche Palermo secondo me morirà. Fatemi sapere con un commento qui sotto il vostro personaggio preferito della serie e chi secondo voi potrebbe lasciarci le penne in questa stagione. Il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione, assieme al link di Pampling, mi raccomando, codice il pensiero 4 per il 20% di sconto, ci sono veramente tantissime t-shirt a tema la casa di carta molto belle. E niente, io sono il pensiero di Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao!